Salve a tutti. Alcune novità che non riguardano materie nuove, ma riguardano sostanzialmente la nuova disciplina dell'assunzione degli enti locali e per effetto degli interventi interpretativi che sono pervenuti dai diversi soggetti istituzionali. Purtroppo noi siamo un paese nel quale che ha l'abitudine, come dire, ad approfondire, quindi a interpretare le cose che già esistono, senza avere, come dire, tanta attenzione alle idee nuove, e senza idee purtroppo non c'è azione. Il sapere applicato, diceva Goethe, noi abbiamo una grande propensione, una grande sapienza esegetica e, come dire, poca sapienza operativa, però questo è tanto. Stavo dicendo, la nuova disciplina dell'assunzione degli enti locali con alcune novità, come dire, introdotte dal legislatore, articolo 57,37 del decreto legge 104, che prevede la deroga per le assunzioni finanziate da altri soggetti, la legge di bilancio 2021 e il milleproroghe, che consentono deroghe ai limiti per talune assunzioni e la nuova disciplina in materia di stabilizzazioni, e poi le interpretazioni di cui parlavo prima, Ragioneria Generale dello Stato, sull'utilizzo dei resti assunzionali in relazione alla tabella 2 del decreto ministeriale sulle assunzioni, la Corte dei Conti sul calcolo degli arretrati contrattuali nell'ambito del rapporto tra spesa del personale e entrate correnti, e la materia delle assunzioni, come dire, molto difficile, complessa, nelle unioni dei comuni. L'altro aspetto è il trattamento economico accessorio, anche in questo caso qualche novità del legislatore: la legge di bilancio 2021 sull'incremento dei fondi con i risparmi da mensa e straordinari, l'ordinanza della protezione civile, la sua applicazione con riferimento al personale impiegato nei centri operativi comunali, e di nuovo la ragioneria sul calcolo per la determinazione del valore medio del trattamento economico accessorio il 31-12-2018, e di nuovo la Corte dei Conti. Diversi interventi della Corte dei Conti sull'utilizzo dei resti assunzionali, in questo caso particolare che segnalo, l'utilizzo dei resti assunzionali per l'incremento delle retribuzioni di posizione e di risultato delle PO. Altro argomento è il contratto dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti degli enti locali, con le nuove interpretazioni, numero consistente interpretazioni dell'ARAN, e finalmente qualche novità che va oltre le interpretazioni: il patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la bozza di indirizzo quadro per i rinnovi contrattuali 2019-2021. Sono tutti argomenti che tratteremo durante l'incontro di martedì 13 aprile e vedremo di approfondire tutte queste materie. Un saluto a tutti e buona giornata.